prenderò da parte mia, da parte del direttivo e da parte di tutti i soci. Ed ho tenuto a questo incontro che abbiamo fortemente voluto, perché siamo convinti che è utile a chi fa impresa sul nostro territorio, ma anche in questo momento dappertutto. Anzi, ci vuole proprio coraggio per fare impresa. Prima di cominciare, permettetemi di ringraziare il sindaco Tommasi e l'assessore Drahi, che ci hanno permesso di ospitare questo incontro presso la sala consigliare. Li ringrazio ancora di più per la presenza e il supporto che in questi mesi ci hanno dato costantemente, questo sottolineo, grazie ancora. Grazie al vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casini, grazie all'assessore regionale dello sviluppo economico Alessandro De Rinoci, grazie per accettare il nostro invito. Non è scontato poter avere personalità di respiro regionale, ma questo ci permette di comprendere due elementi. Il primo è Calimera c'è e riceve un riconoscimento di visibilità anche in ambito regionale. Il secondo, la regione c'è e tocca a noi saper cogliere gli spunti e le proposte che da essa arrivano. Un ultimo pensiero, prima di passare la parola ai nostri illustri ospiti. Rappresento un'associazione che nel suo acronimo sintetizza una bellissima parola, ALI. Le ali servono per volare, ma non tutti i pennuti le utilizzano allo stesso modo. Anzi, alcuni manco le utilizzano. Questa sera faccio un invito per tutto a me stesso, estendendolo poi a tutti i partecipanti. Con queste nuove iniziative la Regione ci sta dando e ci sta invitando a spiccare il volto. Impariamo a volare alto. Facciamolo per noi, per le nostre famiglie, per la nostra comunità e per il nostro territorio. Non fermiamoci alle solite antiche visioni del proprio occhicello. Dobbiamo guardare il futuro con occhi dai protagonisti, anzi dei protagonisti, tutti quanti insieme, e di un nuovo piano di ripresa e di resilienza. Grazie. Passo la parola al sindaco Giallomazzi. Buonasera a tutti. Vorrei innanzitutto ringraziare l'associazione ALI per l'iniziativa, sia nella persona del presidente Fabrizio Aprile che tutto il direttivo, e l'assessore Antonio Labrelli per l'impegno profuso nell'organizzare questo incontro a sostegno delle nostre imprese locali. Come abbiamo sempre detto, sia durante la campagna elettorale che dopo, un paese è vivo se le attività produttive ed il commercio sono vivi. In un momento come questo, in cui le nostre attività commerciali e produttive attraversano un periodo di grande incertezza, di grande sofferenza, a causa delle numerose restrizioni imposte all'emergenza Covid, l'unica via di uscita è collaborare tra tutte, far collaborare tutte le attività produttive, far collaborare le varie associazioni presenti sul territorio, che solo in un clima di aperta collaborazione rappresenta il motore dello sviluppo economico della nostra comunità, ma soprattutto con il supporto delle nostre istituzioni, principalmente quelle più vicine, cioè la regione, possiamo fare il bene del nostro paese e della nostra comunità. In questo solco si innestano le misure regionali a sostegno delle piccole e medie imprese, ed avere qui la presenza in questa sala dell'assessore per lo sviluppo economico Alessandro Rinoci e il vicepresidente della regione Cristian Casini per noi rappresenta un'occasione irripetibile, sia per noi sia per tutte le nostre attività operanti nel nostro territorio. Quindi passo la parola a Fabrizio. Grazie sindaco. La parola passa all'assessore alle attività produttive Antonella Barini. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti. Saluto gli ospiti intervenuti qui questa sera, il dottor Alessandro De Rinoci, assessore regionale con la delega al commercio, e il vicepresidente del Consiglio Cristian Casini. Oltre che tutti i presenti ovviamente, ringrazio l'associazione di categoria ALI che rappresenta a questo tavolo dal presidente Fabrizio Aprile. Il tema che stiamo affrontando oggi
sostegno delle imprese, titolo secondo, Regione Puglia. Ricordo che sin dal nostro insediamento abbiamo guardato con molta attenzione alle attività produttive. Infatti, consideriamo l'economia locale il volano della ripresa economica, per cui non possiamo prescindere dalle attività presenti sul territorio. Ovviamente il Covid ha messo in ginocchio le economie della nostra piccola cittadina e comunque anche di tutto il settore, ma ora è il momento di ricominciare e di ripartire, quindi dobbiamo essere pronti a cogliere questa sfida. Siamo subito intervenuti in soccorso dei nostri imprenditori scrivendo un'importante voce di bilancio di ben 25.000 euro, che l'anno scorso, appena insediati, li abbiamo utilizzati per dare un piccolo ristoro a circa 130 aziende locali. Ora, da quest'anno, in concerto con le associazioni di categoria, abbiamo deciso di impegnare queste risorse per creare nuove attività, cioè per creare degli eventi che possano portare economia nel nostro paese. Infatti abbiamo subito di concerto con Fabrizio e con l'associazione ACEA, presenti entrambe le maggiori associazioni presenti sul territorio, abbiamo fatto diversi incontri e abbiamo deciso di attivare un'importante campagna Io compro Calimera, che partirà a breve questi giorni, proprio per incentivare lo sviluppo del territorio. Inoltre, altre misure agevolative le abbiamo messe in campo quest'anno, tipo hanno ricordato la TARI, il canone unico e l'imposta sulla pubblicità. In questi primi mesi abbiamo censito tutte le aziende del territorio con i codici Adeco, proprio perché abbiamo intenzione di istituire uno sportello dedicato alle attività produttive, nel senso che, visto che partiranno, poi il dottor Delle Noci ci spiegherà meglio varie misure indirizzate proprio alle piccole e medie imprese, vogliamo essere pronti proprio per supportare questa partenza, quindi accogliere eventuali misure a sostegno proprio delle attività. Quindi partiremo con uno sportello dedicato ai finanziamenti. Ci tenevo poi a dire per questo, scusate, questo sportello partirà a breve, volevamo già inserirlo nel mese di dicembre, però ci stiamo lavorando in modo tale che possiamo essere già pronti appena partiranno le prime misure regionali. Ci tenevo a dire questo perché credo fortemente che le istituzioni debbano fare la loro parte ed essere vicine alle attività, alle imprese e al territorio. Grazie mille a tutti voi per essere intervenuti e ora passo la parola ai nostri illustri ospiti. Grazie, professore Pellini. Passiamo la parola al vicepresidente del Consiglio regionale, Cristian Casini. Buonasera a tutti e grazie per l'invito, grazie al sindaco, ad Alessandro, agli assessori, a tutti voi che siete presenti in questo incontro. Devo dire la verità, questi primi mesi di lavoro sono stati mesi di lavoro proficui, questo grazie anche all'importante rapporto di collaborazione che c'è istituzionale tra la nostra regione e il governo. Io 20 giorni fa ero a Roma al MEF insieme al vice ministro per l'economia Laura Castelli. Devo dire la verità, la partita legata al PNRR è una partita molto importante che vede diverse risorse che arriveranno sui nostri territori e che avranno un forte impulso dalla sanità ai trasporti a quel tanto decantato cambio anche energetico che la nostra regione si appresta a fare in questa transizione energetica che vede i nostri territori interessati e, come sapete, dove c'è particolare attenzione da parte del territorio, da parte di tutti i sindaci e degli amministratori coinvolti.
devo dire la verità, il lavoro che si sta facendo in regione, che sta facendo anche Alessandro, tutto il Dipartimento dello Sviluppo Economico, è un lavoro poderoso. Noi in regione abbiamo sì un problema sicuramente, che è quello legato al personale, ma questo riguarda un po' tutti i dipartimenti. Abbiamo una carenza di personale a cui stiamo mettendo mano con un grande lavoro anche per individuare quelle risorse necessarie a portare avanti tutte le misure di cui soprattutto le piccole, le medie imprese sono interessate. Purtuttavia devo dire la verità, i funzionari che oggi ci sono fanno un lavoro incredibile, penso al dottor De Vito, penso tutto a tutti coloro che sono interessati in Puglia Promozione, che hanno costantemente un rapporto con l'assessore De Vinoci, ma anche devo dire con tutte le parti istituzionali presenti in regione. Questo quindi per noi che se sappiamo coglierne l'opportunità veramente di trasformazione dei nostri contesti sociali ed economici. Devo dire la verità, nel periodo più critico, che è stato quello del Covid, le misure da parte della regione, pensiamo a tutto ciò che si è fatto con il titolo secondo, con i vari capi capo 2, 6, 4, 5, sta facendo un lavoro importante che sta aiutando diverse imprese. Penso a quanto si sta facendo nel settore turistico, un settore che è in forte ascesa, ma non è l'unico, e in combinato disposto anche con quello che si farà con il programma di sviluppo rurale, che è pronto a partire nella programmazione 2023-2027, vale circa 1.600.000.000 di euro, e avrà anche ricadute importanti. Pensiamo a tutta l'attività ricettiva rurale, attività che riguarda il nostro entroterra, ma anche la nostra costa, attività interessata, seppur con evidentemente criteri differenti, dalle misure del Dipartimento dello Sviluppo Economico della nostra regione. Sapete che sono partite importanti misure di cui vi parlerà Alessandro, che sono Custodiamo le Imprese, oppure il microprestito Life, che riguarda prestiti a quelle piccole imprese che non hanno neanche la possibilità di dimostrare bancabilità o garanzie, e questo è fondamentale in un periodo così critico come quello che stiamo vivendo. Insieme con Alessandro abbiamo portato e abbiamo varato il reddito energetico, una misura importante. Sono partite le manifestazioni di interesse per tutti gli installatori di pannelli fotovoltaici, e potremmo garantire alle famiglie di avere la possibilità di installare questi pannelli e scambiare energia risparmiando sulla bolletta elettrica. E sapete quanto anche in questo momento storico di transizione energetica è importante andare a toccare questi aspetti familiari, soprattutto con i rincari che sono all'ordine del giorno in termini energetici. Quindi da queste misure poi ci sono misure più grandi come il DIA, che interessano aziende medio e grandi, tutte quelle aziende che cercano di cambiare un po' i propri assetti, di diversificare le proprie produzioni, ma questo avviene non soltanto nei settori più convenzionali, avviene anche nel settore primario, quale quello dell'agricoltura. Cioè la ratio di tutto ciò che noi stiamo andando facendo è quello proprio di creare un tessuto produttivo più pronto per il futuro, un tessuto produttivo che sappia affrontare questo periodo di crisi economica, ma io come ricordo molto spesso è economico e anche sociale. Lavoro spero possa cogliere, attraverso anche l'informazione che noi stiamo andando a fare, a portare sui territori, possa cogliere la possibilità del nostro tessuto produttivo di poter sfruttare le misure che vengono messe in campo dalla regione, perché molto spesso noi vediamo che c'è anche un certo scolamento da parte del territorio, perché si pensa che le misure siano farraginose, si ha paura nell'affrontare misure di finanziamento, ma la dimostrazione di misure come Nidi, Tecnonidi ha dimostrato quanto la regione è vicina
al territorio, quanto i funzionari, ripeto, che io ho avuto modo di conoscere in questa legislatura direttamente, stare in maggioranza vuol dire anche questo, ti riempie di responsabilità e ti dà anche la possibilità di avere questo rapporto diretto con i funzionari, non che da opposizione non si può fare, ma evidentemente stando in maggioranza si catalizzano anche questi processi di interlocuzione con i funzionari, e devo dire la verità, fanno il lavoro H12, ma io direi H24, perché sovente li chiamiamo anche durante le ore non di lavoro, sono sempre disponibili per cercare poi di fornire a noi le notizie necessarie per stare vicino alle imprese. Le imprese hanno bisogno della vicinanza da parte delle istituzioni, noi stiamo cercando di farlo, ripeto, con un grande impegno, e la presenza dell'assessore Di Noce, che è direttamente interessato dalle misure, la mia presenza è quella di farvi capire quanto questo rapporto di collaborazione è necessario e fondamentale nel periodo che stiamo vivendo. Un rapporto di collaborazione che si deve poi concretizzare anche con il vostro. Sappiamo quante difficoltà incontrate, quante difficoltà ci sono, le misure, ripeto, messe in campo dalla Regione Puglia, queste misure importanti servono proprio a traghettarvi, a farvi andare dall'altra sponda della crisi, di questo periodo ancora sarebbe bello chiamarlo veramente post-Covid, ma c'è ancora un periodo di pandemia che ci interessa. Quindi io mi accingo alla conclusione, così lascio la possibilità ad Alessandro di poter sviscerare misure messe in campo dalla Regione. Noi siamo a vostra completa disposizione, siamo a disposizione naturalmente del Sindaco, di tutta la Giunta, di tutti gli assessori, dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, come è giusto che sia, e anche di tutte le imprese, perché, ripeto, stando insieme si è più forti e si ha la possibilità di superare questi periodi di crisi con più efficacia. Grazie a tutti. Grazie al Presidente del Consiglio Comunale Cristina Tasini, e adesso passiamo la parola all'assessore allo sviluppo economico Alessandro Di Noce. Grazie. Grazie a tutti, ringrazio l'associazione di Tre Imprese di questo invito, ci avete tenuto particolarmente alla mia presenza, ringrazio l'amministrazione comunale per aver accolto nella sede comunale, nella sede di tutti i cittadini, questa iniziativa, e ringrazio Vicepresidente del Consiglio, qui c'è una collaborazione, una sinergia importante, la persona che più volte mi ha chiamato perché ci teneva particolarmente che questa iniziativa la facessimo insieme. Non sempre avviene in politica, e questo è un valore importante perché significa che stiamo continuando a costruire un progetto comune, che non è un progetto comune politico, ma un progetto comune di rilancio del tessuto produttivo. Poi quello politico viene anche come conseguenza all'interno di una maggioranza, ma l'obiettivo è provare a decodificare il linguaggio, spiegare ai cittadini le misure, e mi fa piacere che sia in quest'aula, perché molto spesso il settore del commercio non riesce a dialogare con la pubblica amministrazione, questi ambienti sono separati. Ho fatto l'amministratore locale, so cosa significa fare l'amministratore locale e non riuscire a dare quelle risposte che molto spesso le dà la Regione. Invece avvicinare questi due enti secondo me è fondamentale per provare a rilanciare un dialogo e a costruire un dialogo che sia positivo. Noi su questa manovra ci stiamo mettendo tantissimo impegno, è
mi dico come stai, domani ho preso 5 ernie e sono in un disagio fisico importante perché proviamo a dare da bordo del Gargano a Santa Maria di Leuca, oltre alla vita istituzionale, della politica, proviamo a essere presenti un po' comunque, chiaramente qualcosa si tralascia, ma quando ci sono opportunità come queste si cerca di essere presenti e molto spesso il pomeriggio sono in giro per la regione per spiegare questa misura. Perché è più probabile che queste misure le conoscano i consulenti che gli imprenditori. Non significa che noi vogliamo eliminare il ruolo del consulente, anzi se è determinante il ruolo del consulente, ma vogliamo generare una consapevolezza diffusa su questi strumenti. E questo lo faremo molto nella nuova programmazione, anche provando a costruire una campagna di comunicazione leggermente diversa che parte dalla modifica dei nomi dei bandi. E parto col primo bando, perché dico la modifica dei nomi dei bandi? Perché il primo bando si chiama come una legge. E la prima cosa che preoccupa le imprese è la burocrazia. E quando tu chiami un primo bando, si chiama titolo secondo, capo terzo, diciamo, puzza di burocrazia. E quindi dobbiamo provare a creare, alleggerire questa difficoltà comunicativa, ma anche nei bandi. E su questo la Verità Pubblica Sviluppo ha costruito una macchina in questi anni che riesce a dare risposte all'istante, riesce a dare risposte attive, e forse quella rappresentazione anche di efficienza che c'è. Molto spesso si parla dei bandi che non vanno, dei soldi che sono persi. In realtà io ho convinto di arrivare a regione a trovare tanti soldi, non ne ho trovati tanti, si erano consumati quasi tutti per la programmazione, proprio perché si è creato un dinamismo importante che Puglia Sviluppo è stato in grado di intercettare, e tra l'altro proprio in un'ottica politica di annuncio stiamo lavorando con l'assessoramento al sud e con l'intera maggioranza a fare in modo che Puglia Sviluppo supporti anche il settore agricoltura che ha avuto grandi difficoltà da questo punto di vista, provando a costruire misure comuni e un supporto poi operativo alle imprese che hanno bisogno di risposte rapide, perché in un'impresa la variabile tempo oggi è la variabile principale. Arrivo a spiegare queste misure perché si basano su tre pilastri. Domani c'è una mia intervista sul quotidiano che darà forza a queste prime anticipazioni, perché alcuni bandi sono usciti, altri devono uscire, quindi quelli devono uscire con lo solo delle anticipazioni, non posso ancora spiegarvi nel dettaglio, però sarà utile, queste anticipazioni saranno utili per poi approfondirle non appena a dicembre usciranno i bandi. Noi crediamo che in un periodo dopo, diciamo, le ondate importanti della pandemia ci sono una serie di imprese che hanno voglia di investire, di guardare a nuovi mercati, e quindi su questo abbiamo deciso di scommettere particolarmente. E rispetto al bando titolo secondo, sia capo terzo che capo sesto, ve li spiego un po' nel dettaglio, abbiamo voluto aumentare il finanziamento a fondo perduto, cioè come a dire, se tu ci credi, io ci credo insieme a te. E quindi il finanziamento a fondo perduto passa dal 20 al 35% per tutti gli investimenti fino a 2 milioni di euro. Quelli fino a 4 milioni di euro passa dal 20 al 30%, più viene pagato il 10% della quota del conto interesse. Il finanziamento a fondo perduto che si interfaccia anche col sistema bancario arriva al 45% a fondo perduto. È un'opportunità importantissima per chi? Per ristoranti che vogliono modernare, pizzerie, esercizi commerciali, nel capo sesto tutto il settore turistico, alberghi, masserie, bed and breakfast, affittacamere, aziende che vogliono aprire un ramo di impresa nuovo, aziende che vogliono infrastrutturare la linea produttiva, tutto il mondo dei titoli che si vuole affacciare a questo settore, che ha deciso di ammodernarlo, di fare un investimento, può partecipare a questo finanziamento. E mi permetto di suggerire la necessità che questi bandi si conoscano all'interno della pubblica amministrazione, ma che questo non sia un evento sporadico, ma che nell'ufficio relazione pubblico ci sia anche la possibilità di accedere a queste informazioni. L'altro bando riguarda la liquidità, quindi investimenti, liquidità. C'è stato un luogo comune che passata l'estate
e ha dato tutto bene. Siamo i martiri, siamo tutto a posto. In realtà quando si interrogava il tessuto imprenditoriale non era così, perché è andata bene sulla costa, è andata bene nei luoghi più appetibili, poi le aree interne, Calimera, l'area interna, magari ci sono tanti esercizi commerciali che sono in difficoltà. E abbiamo potuto fare una manovra importante sulla liquidità, perché mi capita spesso di dire che quando chiude una grande impresa, per le vertenze sindacali, per una serie di situazioni, c'è tanto rumore. Quando chiude una sala cinesca, chiude l'indifferenza. E noi vogliamo fare un'azione di vita per le aziende che non sono bancabili. Questo bando è già uscito. Quali sono le aziende che non sono bancabili? Quelle che vanno in banca e hanno difficoltà ad avere un prestito. E quando hanno un prestito, per le logiche che sono di mercato, non mi permetto assolutamente di contrastare il sistema bancario, ma le aziende che hanno la difficoltà, a parte la difficoltà di avere un prestito, quando chiedi 30.000 euro in prestito, microimprese parliamo, fatturato fino a 400.000 euro, e chiedi 30.000 euro in prestito, ne devi restituire 33. Io ho bisogno del microfono. Oggi invece attraverso il microprestito circolante noi diamo un'azione di liquidità per le aziende che hanno una perdita di fatturato di 30.000 euro, ma diamo il 20% a fondo perduto, cioè tu ne devi restituire 24, non 32. Quindi chi sono i beneficiari? Ci sono tantissimi esercizi commerciali che devono pagare i fitti pregressi, che hanno avuto la botta del Covid, che devono, non riescono ad avere più la linea di credito rispetto al proprio fornitore, che prima pagavi a 3 mesi e che adesso non c'ha più, che adesso non ha la possibilità di avere quei fondi per pagare i fornitori, che sono delle altre imprese. Quindi è un cane che si morde la coda. Quindi abbiamo voluto rilanciare questa misura, che era stata già fatta nel 2020 e che aveva aiutato circa 8.000 imprese. È una misura che sarà aperta fino al 31 dicembre, a meno che il governo non prorogherà il temporary framework, ossia una misura specifica per la ripartenza del Covid, e abbiamo stanziato circa 80 milioni di euro. Quindi è una misura molto importante. L'altra misura che ha funzionato, e me lo ricorderà Cristian perché è stata fatta già lo scorso anno, e che la misura si chiama titolo secondo circolante, che aiutava la liquidità alle perdite, su quello con la pubblicazione di Libera Cipe da parte del governo ieri metteremo ulteriori 65 milioni di euro e scorreremo un'intera graduatoria. Quella misura dava il 30% supporto alle perdite e sulla liquidità delle perdite. Imprese che avevano difficoltà. L'altra misura che invece abbiamo pubblicato un paio di settimane fa si chiama Custodiamo le imprese e va a integrarsi a due misure del settore turismo, che sono Custodiamo la cultura e Custodiamo il turismo, che sono state bandite a luglio scorso e di cui ancora non sono uscite le liquidazioni e che mancano ancora un po' di fondi che stiamo provando a intercettare per coprire quelle spese insieme all'assessore Brahim. Ma questa di Custodiamo le imprese, in questa prima fase, poi vedremo se avanzeranno risorse come possiamo allargarla, abbiamo deciso di andare a colpire prettamente i settori del wedding, i settori dei codici Ateco che sono stati chiusi durante la pandemia e che in Puglia sono stati chiusi per settimane. Il governo in questi mesi ci ha dato una serie di risorse per i ristori, noi abbiamo deciso di raggrupparle, impegnarle tutte in questa misura. Non sapendo ancora qual è la gittata e quali sono i dati delle perdite, e aiutiamo per tutte queste imprese che vanno domanda, e su questo vi chiediamo una mano maggiormente, perché molti barbieri, estetisti, ambulanti, il settore del commercio, delle confezioni, delle bomboniere, non riescono ad avere questa informazione. A tutte le imprese che hanno il 30% delle perdite, 2019-2020, noi copriamo il 30% di quelle perdite. Cioè se fatturavi 100.000 euro
hai fatturato 70.000, noi ti diamo 9.000 euro. Che è un'azione importante di ristoro. Se rimarranno dei fondi, proveremo a coprire alcuni settori. In primo luogo il settore wedding, che parzialmente è stato coperto qua, parzialmente è stato coperto dal settore cultura e turismo, che è un settore trainante per noi, ma anche altri settori che magari non sono stati perclusi per codice Adeco, ma che di rimbalzo hanno subito la chiusura, perché non c'era gente in giro, perché c'è stata difficoltà. Proveremo gradualmente a vedere quali sono i focus da dare. Un dato certo erano quelli che erano stati chiusi durante la pandemia. Questa è una misura da diffondere quanto più possibile. Quindi su questo chiedo all'amministrazione, all'associazione commercianti di darci una mano a far arrivare quanto più possibile questa informazione. Molti chiedono, ma se posso chiedere il microprestito che costruiamo un'impresa? No, sono misure alternative. Non puoi chiedere un ristoro per la liquidità, perché il microprestito ha anche un'azione di fondo perduto. Ma attraverso quei fondi c'è qualcuno che è irregolare con il DUR, con i contributi, può pagare quei contributi. E quindi può mettersi in regola. L'unica cosa che chiediamo ai nostri rappresentanti della regione, meno burocrazia, come dicevi prima, perché noi siamo tutti pronti a partire, però la burocrazia ci rallenta. Allora, io su questo sono parzialmente d'accordo, perché noi siamo anche la regione delle quattro porte, in cui c'erano meno controlli a monte e poi c'erano state truffe a valle. E quelle truffe ancora le paghiamo oggi. Allora, è vero che alcuni processi burocratici vanno snelliti e lavoreremo sulla nuova programmazione per questo, ma è vero che anche i controlli vanno fatti. E quindi alcune cose servono per far questo. E il ruolo proprio dei consulenti e dei commercialisti deve essere anche di aiuto a semplificare questo processo, perché non possiamo chiedere oggettivamente a un piccolo artigiano, un piccolo imprenditore di impelagarsi in questi bambini, non ci riuscirà mai. Quello è un ruolo più dei consulenti, però a noi ci serve la certezza di questo, perché quelli sono soldi pubblici, sono soldi di tutti i cittadini e dobbiamo essere iper attenti, perché sui soldi nostri facciamo che vogliamo, sui soldi cittadini dobbiamo controllarli 10.000 volte perché non ci siano furbizi. E dato che i nostri bandi non sono bandi competitivi tra imprese, ma sono bandi a sportello, viene valutato ogni singolo progetto di impresa. Su questo ci teniamo moltissimo. E vado avanti. Un altro pilastro, dopo abbiamo detto investimenti, liquidità e la creazione di imprese. Ci sono tantissimi giovani disoccupati che hanno un'idea di impresa. Questo bando è importantissimo, riuscirà nella prima settimana di dicembre, che voi come amministrazione create veramente uno sportello informativo, perché serve per rivitalizzare anche aree della città, perché è un bando che aiuta soggetti svantaggiati. Chi sono i soggetti svantaggiati? Per creare nuove iniziative di impresa sono i giovani, soggetti svantaggiati, in quanto secondo i dati che si hanno pochi giovani fanno impresa, e perché molto spesso anche il sistema bancario oggettivamente non aiuta, a meno che non hai una copertura familiare che ti consente di far questo. E quindi l'attuale bando, che si chiama Nidi, in questo Loredana Monte fu brava a fare l'operazione di marketing, Nidi si chiama Nuove Iniziative di Impresa, si dividerà in quattro. Su questo bisogna facendo un po' di anticipazione, non posso farlo. Perché si farà in quattro? Si dividerà in nidi giovani e nidi donna, che sono due nostri focus principali. Nidi giovani consentirà finanziamenti a fondo perduto e a nidi donna lo stesso al 75%, con la restante 25% in prestito agevolato, cioè gli daremo garanzia. Significa che tutti i giovani che vogliono aprirsi un locale, un'attività sportiva, potranno provarci
e realizzare il proprio sogno nel massimo. È un'iniziativa che dobbiamo promuovere al massimo perché ti consente di provarci, di rimboccarti le mani per una tua iniziativa, provando ad avere un aiuto reale da un ente che valuta il tuo singolo progetto, non lo valuta in un processo comparativo con altri progetti. Sulle donne abbiamo deciso di fare un focus, perché dobbiamo spingere sempre di più l'imprenditoria femminile, senza limite di età. Poi ci saranno due altri bandi nidi, uno legato al turismo, alla micro ricettività, affitta camere, B&B, piccole aziende. Qua il finanziamento è il 50% al fondo perduto, c'è il limite del 20% delle opere murarie, e vi spiego perché questo limite, perché essendo il B&B un'abitazione propria che tu destini parzialmente alla ricettività, non possiamo immaginare che le persone si riqualificano casa e poi dicono fanno ogni tanto il B&B. Quindi dobbiamo fare in modo di supportare quello, quindi c'è un limite del 20%, però abbiamo scorporato da quello tutte gli arredi che possono servire poi per la funzionalizzazione della struttura ricettiva. Invece nella misura nidi normale viene eliminato questo parametro delle opere murarie, quindi due disoccupati senza limite che vogliono realizzare un impianto di paddle che adesso vanno di moda, per sono un po' più grandi, il paddle è questo tennis con specie di racchettoni, e che vogliono aprire questo impianto, viene finanziato il 50% al fondo perduto e il 50% al costo, ed è un'opportunità molto importante. Abbiamo aggiunto dei nuovi soggetti svantaggiati che sono i lavoratori part time, ci sono tantissimi giovani e non che lavorano in call center o altre attività e che magari hanno un sogno nel cassetto e che finora non erano considerati soggetti elegibili perché avevano un contratto di lavoro. Un'altra tipologia di soggetto svantaggiato è il professionista che ha un fatturato fino a 15.000 euro. Il Covid, lo dico in dialetto, ha settato un sacco di ragazzi o di professionisti o di persone, avvocati, commercialisti che ci stavano provando, che sono in difficoltà e che noi non li possiamo aiutare dandogli una consulenza legale, noi li possiamo dare dandogli un'altra opportunità di avviare un'attività, e quindi li consideriamo anche loro soggetti svantaggiati e gli diamo la possibilità di aprire un'impresa, mentre prima bastava che avessi una partita IVA e non lo potevi fare. Un'altra considerazione che abbiamo fatto, su questo ci viene particolarmente il presidente Emiliano, è aiutare chi ha chiuso durante il Covid, quindi chi ha chiuso durante il Covid dovrà riaprire, questa si chiama la seconda chance, quindi dare una seconda opportunità a chi ha chiuso. Poi vi aggiungo due cose che sono extra bando. Un fattore importante sarà l'internazionalizzazione, che sarà una misura che noi pubblicheremo verso gennaio, su cui stiamo lavorando, e che riguarda parzialmente il vecchio bando che era all'estero, ma che riguarda invece anche il supporto alle imprese per la creazione di reti commerciali virtuali e non. C'è un immaginario comune in cui si pensa che il commercio elettronico sia il nemico assoluto del commercio di prossimità. In realtà è uno strumento non per portare i nostri clienti online, ma per trovare nuovi clienti, e l'utilizzo di queste piattaforme può aiutare a creare nuovi mercati, aprirsi un negozio su Amazon, fare una campagna di comunicazione su un settore specifico. Vi faccio un esempio per renderlo più di attuazione. Due mesi fa apro un dossier aggiuntivo di Repubblica, Affari e Finanza si chiama, e
erano elencati quali erano i portali che andavano, erano più cliccati, più utilizzati e più in crescita. Tra quelli più utilizzati, diciamo Amazon, eBay, c'era una gioielleria illecita, perché anzitempo era riuscita a trovare un nuovo mercato. Non vi dico la gioielleria che siamo registrati, non vi dico la e quella gioielleria aveva capito anzitempo che lì c'era un nuovo mercato, quindi avendo un magazzino enorme che non riusciva a cacciare perché sono cambiati gli interessi, ha provato, ha creato, ha trovato nuovi clienti ed è creato in un contesto internazionale e non si è creato un proprio negozio online, ma ha creato un proprio negozio su uno store. Non sta a me fare pubblicità ad Amazon o ad altro, ma quel negozio ha capito che l'e-commerce era uno strumento e noi vogliamo provare ad aiutare le aziende, faremo una serie di azioni a costruire un'opportunità nel commercio elettronico. E dobbiamo immaginare questo in un momento storico in cui lo scorso anno il commercio elettronico è passato dal 25 al 50% e quindi sono cambiate le esigenze. Allora mia responsabilità da assessore attività produttive è non fare chiudere le sale cinesche, e lo faccio in due modi: promuovendo la prossimità e aiutando il settore del commercio a trovare un nuovo mercato. Quindi la campagna di comunicazione faremo a regione per Natale e acquistate le negozi vicinati, non è acquistare online, ma bisogna accompagnare ad andare online. L'altra cosa, a proposito della prossimità, e questo so che c'è un dialogo con i vari comuni della Grecia, noi abbiamo fatto un bando sui distretti del commercio. Il bando dei distretti del commercio è importante anche se ci sono poche risorse, e le ho messe appositamente poche risorse, perché l'obiettivo non era costruire un finanziamento che aiutasse il commercio a finanziare le luminarie Natale, ma quello strumento serve per aiutare i comuni a fare documenti di pianificazione del commercio che non possono essere fatti più singoli, Calimera, Caprarica, saluto il sindaco e i comuni di Milano, ma vanno fatti in aggregato, perché se noi non creiamo una rete del commercio stiamo aiutando unicamente la grande distribuzione e non la prossimità. Un'altra cosa che è prevista in quel documento, poi i fondi ci saranno nei prossimi anni, ma dobbiamo prima capire il senso dello stare insieme, che non è il senso economico, ma è il senso di pianificazione, e che sono cambiate le abitudini. E il tema della logistica, ossia della consegna a domicilio, è un mestiere, e finora invece è stato un servizio di ogni singolo locale. Se noi capiamo che quello in aggregato può essere un mestiere, generiamo dei servizi di supporto alla cittadinanza, perché i cittadini sono abituati durante il Covid ad avere la consegna a casa. Quindi noi dobbiamo provare ad aggregarci e a creare, perché no, una cooperativa, una serrete che faccia questo territoriale. E il DUC è lo strumento con cui fare anche questa attività, creare il supporto, l'affiancamento e utilizzare gli altri strumenti regionali come quello di Nidi. Attività. L'altro tema che ha appena affrontato nel DUC, ne sto parlando perché sono invitato dall'Associazione del Commercio, è l'outfit. Lo traduco. Quando uno va a comprare in un negozio, sulla variabile prezzo noi rischiamo di essere perdenti, perché il commercio elettronico ha una serie di costi su cui noi non siamo competitivi, così come era la grande distribuzione e oggi il commercio elettronico. Quindi dobbiamo lavorare sulla qualità e sulla consulenza. Formare alla consulenza è uno dei servizi dell'outfit, cioè capire che se io vado in un negozio e mi trovo bene, mi trovo a casa mia, andrò sempre per un negozio, perché costruisco un rapporto fidelizzato. Ma nella battaglia del prezzo noi siamo perduti, quindi dobbiamo trovare sistemi aggiuntivi che salvino quell'esercizio commerciale, perché salvare posti di lavoro e quindi salvare l'occupazione. Io spero di non avervi creato molta confusione, ma di avervi creato curiosità.
rispetto a una manovra economico-finanziaria che vede l'impegno di tantissimi funzionari, così come ha detto Cristian, il lavoro di una squadra, di una regione, di un'amministrazione che sta provando a non lasciare indietro nessuno. Non è semplice, me ne rendo conto, però noi ce la stiamo provando. Grazie a tutti. Ringraziamo i nostri ospiti, ripeto il vicepresidente Cristian Masini e l'assessore regionale Alessandro Rimoci. Penso che oggi abbiamo avuto delle informazioni non poco, anzi molto interessanti, quindi sicuramente noi altri siamo convinti che facendo rete, facendo squadra, a partire tra loro per poi essere insieme con tutti quanti l'amministrazione, a partire dall'amministrazione comunale, provinciale, regionale, per finire a quella veramente nazionale, sicuramente la differenza la possiamo fare, perché come ha detto l'assessore Rimoci, dobbiamo essere noi a fare rete, anche perché la rete funziona, e c'è un costante a livello online, quindi dobbiamo essere noi a cambiare passo, secondo me. Detto questo, ringrazio i sindaci intervenuti, grazie per la vostra presenza. Ringrazio l'associazione del territorio nella figura di Antonio e Luigi Marunno, Marcello Piccini e Brizio Candelieri. Grazie a voi, grazie a tutti, e cerchiamo di restare uniti insieme. Vuole fare un saluto a Andrea, prego Andrea. Volevo ringraziare l'assessore intervenuto e il vicepresidente, perché ritengo, io mi presento con Andrea Vive, sono un capogruppo di questa coalizione e rappresento anche l'opposizione. E volevo sottolineare l'importanza dell'incontro, perché anche il fatto che siano venute due personalità, come avete sottolineato voi, è indice di un cambiamento di atteggiamento e di visione. Quindi volevo far presente all'assessore anche che noi rappresentiamo un'area che è la Regia Salentina e che potrebbe essere un brand molto importante da sfruttare, considerandolo come area interna, perché giustamente lei ha fatto riferimento al discorso del fatto che sulla costa c'è stato più movimento economico all'interno meno. Quindi l'opportunità che dobbiamo cogliere è di relazionarci in modo stretto e continuativo con voi, dato che abbiamo avuto l'onore di avere la vostra presenza in questo consesso, e quindi sta a noi il collaborare per creare sistema. Quindi da parte nostra ci sarà il massimo impegno per cogliere tutte queste opportunità. Naturalmente chiediamo di interfacciarci continuamente per dare impulso a tutto il territorio. Esattamente a quello che stavo dicendo, perché appena faremo partire questo sportello dedicato alle imprese, appunto per intercettare finanziamenti ad hoc mirati al comunico di Fiatevo, e spero che l'assessore ci sia vicino in questo e quindi ci dia una mano nel intercettare questi libri, che sarebbe la cosa, voglio dire, a vantaggio di tutti noi. Quindi vi ringraziamo di cuore per la vostra presenza, e sappiate che Calimera c'è, la Grecia c'è in tutta l'area, c'è anche il sindaco di Calimera, siamo pronti. Grazie Andrea, Cristina. Sì, se c'è qualcuno del gruppo che vuole intervenire e fare qualche domanda, tranquillamente siamo a sua disposizione. Altrimenti vi auguro buona continuazione serata e grazie a Manda, ma prego. Credo che ci porterebbe a rifare tutto il percorso. Perché? Io apprezzo moltissimo quanto sta vedendo. Ci sono alcuni punti che non condivido, ma anche per questo può essere più valida la mia, il mio punto di vista del suo.
sono tre argomenti fondamentali: uno è il distributore, l'altro è l'e-commerce, l'e-commerce e l'altro una, è rappresentato anche dal tipo di intervento e di supporto alle, alle aziende, quali i momenti importanti, ad esempio è il contributo di cui ha parlato Titolo II, che esclude alcune categorie di lavori che molto spesso sono importanti, quindi la prego proprio, per esempio le opere murali. Le opere murali non sono in questo. E Titolo II, se devi fare un ammodernamento all'interno, una percentuale minima? Sì. Io mi auguro, ma non per nulla, non è che debba difendere gli interessi di qualcuno, di qualcuno, ma perché le opere murarie, cioè, sono a volte fondamentali. Vabbè, ma questo è un dettaglio. No, sono disponibili. Sì, 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 ma questo è un dettaglio. Mi piace. Ah, perché dobbiamo scrivere la nuova programmazione, quindi se ci sono correzioni è no, no, ci mancherebbe. Per quanto si fa per le aziende è sempre cosa buona, ci mancherebbe. Il problema invece dei distretti urbani del commercio avrebbe bisogno di una attenzione particolare, perché purtroppo quelli che ho potuto vedere, io ho redatto qualche piano urbanistico, commerciale, e mi sono reso conto che la prima cosa che si è fatta è stata quella di spendere i contributi solamente in programmazione, dice poco, no? Magari. La... però ma, il problema è un altro invece, che i distretti urbani del commercio sono bellissimi sulla carta ma di difficilissima attuazione nel loro insieme, non nella partenza, cioè nella predisposizione, ma nella realizzazione. Che cosa accade? Accade che i due soggetti sono i commercianti e il comune. I comuni perché? La razza qual è? Quella di metterli insieme, partecipano al 50%, si crea, ci sarà un direttore e se succede qualcosa, se si perdono dei soldi, a chi si rivolge il creditore? Si rivolge a chi? Al comune, che è la parte forte. I comuni sono in grado di sopperire? Quindi una domanda. Ma i soldi per fare le cose. Com'è? Il distretto è urbano al commercio, non sono soggetti. Sono aggregazioni temporanee che realizzano un progetto. Ad oggi non esiste il soggetto giuridico, purtroppo. Che questo non esiste. Purtroppo. Ma non, sarebbe non pericoloso, è di difficile attuazione vista la condizione dei comuni. Ad oggi non è previsto. Ad oggi non è prevista l'attuazione di un progetto, di realizzazione di un soggetto giuridico. Il distretto urbano del commercio è un'aggregazione di progetto, certo. Fa secondo legge regionale, fatta tra l'associazione del commercio e l'amministrazione comunale, che pianificano insieme le attività del commercio e organizzano attività di diffusione del commercio, tra cui la formazione. Certo. Non è che ti devo interrompere, perché. No, stavo dicendo solamente una cosa. E questa fase, molto spesso, comuni vicini, non voglio fare riferimenti, hanno attivato questa parte, hanno avuto un certo budget che hanno utilizzato, si è fermato lì e non è successo nulla, cioè soldi spesi non bene. Ma come sempre, come sempre nei progetti e come sempre nell'amministrazione del territorio, la differenza la fanno le persone. Ed è ovunque purtroppo così. Io devo obbligatoriamente, tutti questi fondi che stiamo dando agli investimenti delle imprese, non tutti andranno a buon fine, non tutte le imprese guadagneranno bene l'investimento, ma noi abbiamo l'obbligo di dare una spinta e una mano, ma abbiamo l'obbligo morale e siamo votati per questo, siamo votati per generare, io ho avuto una delega per generare sviluppo economico, lo sviluppo si genera con l'aggregazione. Vi dico questo perché io seguo i distretti del commercio da Foggia a Santa Maria di Leone e la capacità di aggregazione che hanno nel paese da questa parte non riusciamo ad avere, e lì si stanno aggregando, costruendo dei distretti veri urbani che stanno trovando nel distretto urbano il pretesto per costruire poi insieme il piano del turismo, il piano delle attività interne, la pianificazione. Invece noi abbiamo difficoltà su questo,
o ragioniamo realmente come unione dei comuni, o ragioniamo realmente come aggregati, rischiamo di essere fuori da un contesto del... Sapete qual è il miglior distretto? Che il primo con cui ho firmato, ma che ho firmato 5 mesi fa, non di ieri che stiamo finendo i soldi, fino a 5 mesi fa, un'area interna all'area di Polignano Monopoli, che è in grandissima crescita. Un'area interna è fatta da comuni che potrebbero andare tranquillamente da soldi, perché sono anche patrimonio UNESCO, come Alberobello, Putignano, Noci, Logorodoto, quelli stanno unendo insieme, superando l'aggregato previsto minimale dal distretto del commercio, perché hanno capito che lo stare insieme dà un'opportunità. Ho fatto un amministratore locale e so bene le difficoltà economiche che oggi hanno i comuni. Io e ti dico un'altra cosa aggiuntiva, che di questo ne ho parlato qualche giorno fa con il ministro Colao, che sta attuando la strategia del PNRR sul digitale. Quella strategia rischia di lasciare fuori piccoli comuni che non sanno dove andare a sbattere per poter fare il piano digitale. Pure il piano digitale è l'unica attività che consente anche ai comuni di efficientare i servizi e ridurre le spese. Però come lo stanno strutturando? Attraverso le unioni dei comuni, dando incentivi ai comuni. Noi dobbiamo dare, purtroppo dobbiamo perdere un pezzo della nostra autorità territoriale per avere un progetto collettivo. E questa è la sfida del domani, perché non si riesce a stare, io non riesco a stare dietro a 256 comuni, come governo non riesce a stare dietro a 8200 comuni. E quindi gli strumenti pianificatori sono gli strumenti per provare a costruire insieme. L'aggregazione è l'unica via d'uscita che abbiamo. Lo dice ad uno che lavora in tal senso e adoro questa... Non vuole fare polemica assolutamente, perché ci fa... Conosco pure indicare, ho detto a me piace discutere, non mi offendo. Lavoriamo sullo stesso territorio. E conosco bene la realtà di Monopoli, perché la sua tempo ho fatto io il piano commerciale. E le posso dire che quello è un paese baciato dalla fortuna, perché hanno determinate connotazioni, per cui non essere di tipo cittadino, altro comune, cosa che la... Questo signore una volta ha dovuto portare, mandare indietro 50 milioni di lire, giusto? Perché non erano state spese, in quanto c'era una progettazione che prevedeva qualcosa che alla fine, quando ha cominciato a farci, ad organizzare, si è accorto che non poteva fare nulla e li ha mandati indietro. Allora, la cosa che mi piacerebbe proprio non è la sede, perché sia un esercizio che io non amo, e mi piacerebbe che venissero esaminati i vari progetti, perché non vorrei che fosse un progetto bello approvato e abbiamo pagato l'ingegnere che l'ha preparato e poi dopo la casa non si fa. Questo è la cosa che e sono d'accordo che bisogna lavorare anche sulla... quello deve andare in procura, ma perché le dico questo? Perché è mio compito azionare la macchina. Certo. Il compito della procura è indagare e di fare i controlli della guardia di finanza, perché se io cammino gessato ne sto a casa, te lo dico anche adesso, la devo per forza costruire. Grazie a tutti.